A Naxos, secondo la mitologia greca, nacque Dioniso, il dio Bacco per i romani. Amò talmente tanto l'isola da renderla fertile e ricca di vigneti. Naxos è la più grande delle Cicladi, un luogo dove il sole, il vento e il mare si contendono il primato. Da questo punto riesco a scorgere una delle più belle e popolari spiagge dell'isola. Si chiama Agia Anna, sabbia dorata, fondale basso e acqua cristallina e fresca, anzi freschissima, proprio come in tutte le isole delle Cicladi. Naxos è stata al centro della cultura greca per la sua fiorente arte e cultura. Con il marmo abbondante nell'isola sono stati eretti templi e chiese. Il tempio di Demetra del VI secolo ne è un esempio. Molti reperti originali sono conservati nel museo archeologico che è stato allestito proprio sotto il tempio. Fiorente la produzione di ceramiche dipinte con decorazioni greche e realizzate con i metodi tradizionali. Questo invece è un antico frantoio con una macina davvero spettacolare. Naxos produce un olio di qualità. Tra i luoghi più interessanti, l'antica chiesa Drosiani a Moni, una delle più antiche chiese ortodosse dei Balcani. All'interno conserva affreschi del IX e XI secolo, unici nel genere. Attualmente è un complesso di quattro chiese sotto una cupola centrale. Moni è anche famosa per i tessuti fatti a mano. Questa anziana Anefanto, tessitrice, mi mostra timida le sue creazioni. Questo è un antico telaio. Ma non si può lasciare l'isola senza aver ammirato i villaggi più belli, come quello di Apirantos, il villaggio di pietra, ai piedi del Monte Fanari, circa 600 metri di altitudine, dove le case e le strade sono tutte costruite in pietra, con i caratteristici archi e le tipiche cafeneia, caffetterie. Icona di Apirantos è la chiesa Panagia Peiratitissa. I suoi scorci sono davvero incantevoli. Qui invece siamo a Chalki. Questa platia, piazza, ombreggiata da un pergolato di vite ed acacia, è il suo biglietto da visita. Trova la centenaria distilleria della famiglia Vallindras, che produce il chitron, liquore tipico di Naxos, distillato dalle foglie di cedro. Questo è il laboratorio originale dove balza agli occhi l'antico alambicco con riscaldamento alimentato al legno d'olivo. Questa ciclopica statua incompiuta di Kuros, arcaico, lunga 10 metri, si trova ad Apollonas, esattamente dove 2500 anni fa avevano iniziato a scolpirla. Si pensa sia Dioniso. Ma il punto più magico dell'isola è questo, la Palatia, il promontorio collegato a Kora da un camminamento, dove il Meltemi ispira forte. Tra un po' centinaia di ragazzi saliranno su questo promontorio per vedere uno dei tramonti più belli dell'Egeo. Tra centinaia di selfie il sole rinnova la sua magia attraverso la sua cornice di pietra, oggi come allora, stesso ipnotico incanto, vissuto con riti diversi. Let's